Il ridente Borgo di Donnici alle porte di Cosenza venerdì, sabato e domenica sarà in festa per la 34esima edizione di Sapori d'Autunno, ovvero la sagra dell'uva e del vino. Particolarmente solenne quest'anno la conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale è stato inaugurato tra l'altro anche il nuovo auditorium polifunzionale intitolato al giornalista cosentino Alessandro Bozzo. Abbiamo inaugurato una sala che sarà un punto di incontro, di riunione, di dibattiti, diciamo, un modo di, anche di dialogare, ecco, delle persone che abitano qui a Donnici e che finalmente potranno incontrarsi in questo spazio. E la cosa più importante, questa sala è stata intitolata poi a Alessandro Bozzo, che tutti ricordiamo, perché questa memoria possa esserci sempre qui a Donnici, ma in tutta la città. Il presidente della Fondazione Carical, Mario Bozzo, visibilmente emozionato, nel corso della conferenza stampa ha ricevuto il premio Grappolo d'Oro, un simbolo di riconoscenza da parte di tutta la città e della comunità donnicese, orgogliosa di annoverarlo tra i suoi figli più rappresentativi. Mi ha particolarmente emozionato questo premio in questa sala, tra tanti amici vecchi e nuovi, con i quali ho in comune proprio questo affetto nei confronti della nostra comunità, ma anche del nostro verde, delle nostre strade, dei nostri alberi. Si resta donnicesi o cosentini anche se si diventa americani, insomma, no? Proprio perché c'è dentro. Il paese uno se lo porta dentro, il luogo dove è nato è l'unico luogo che non si cancella, che non esce dalla memoria, insomma.